Salve a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Se è la prima volta che capitate su un video dell'uncinetto d'argento o siete dei nuovi iscritti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come realizzare questa semplicissima pochette in fettuccia. Si tratta di una pochette semplicissima ma con un punto di grande effetto, adatta sia a principianti che ad esperti e che non richiede, se non per vostro gusto, l'ausilio di fodere o di chiusure particolari. Questo tipo di pochette è stata realizzata con un mix di cotone in fettuccia, però ho realizzato per voi anche la sua versione con la fettuccia di licra, che è forse una delle più utilizzate. Andiamo a vederla insieme. Si tratta esattamente della stessa pochette, stessa identica esecuzione, tranne che per i laterali, uno fatto leggermente più stretto e più panciuto, e un altro fatto invece in lungo e molto stretto. Quindi cambia semplicemente la resa finale in base al vostro gusto personale. Vi spiegherò quindi come fare una e come fare l'altra. In questa ho aggiunto un tocco in più, a mio gusto, questo anello di quelli con il moschettone, quindi può essere rimosso se non vi piace, e ho aggiunto una delle mie targhette personalizzate con il nome del canale. Tutti i materiali che vedrete in questo video sono stati forniti da Fata Morgana, che saluto e ringrazio per avermi dato la possibilità di provare questa nuovissima fettuccia in mix cotone, che vi assicuro è veramente morbidissima e fantastica da lavorare. Cominciamo subito con la nostra lavorazione. Lista dei materiali. Una rocca in fettuccia mix cotone, che è molto diversa dalle solite fettucce che si vedono solitamente, che sono quelle in licra, in tulle. Come potete vedere dall'immagine, questa fettuccia ha una particolarità: inizia con un colore rosa per poi sfumare sul bianco e poi andare a creare un contrasto con questo bianco beige finale. Mi piace molto questo tipo di tessuto perché è molto leggero e morbidissimo al tatto, quindi ho scelto di realizzare la pochette con questo, anche per avere poi questa differenza progressiva di colori che secondo me può essere veramente molto carina. Uncinetto numero 10 è forse uno degli uncinetti più grandi che ho. Le fettucce si lavorano solitamente con numeri di uncinetto dall'8 in su. Alcune le ho lavorate con il 9, altre con il 12, quindi va molto anche in base alla vostra manualità e al tipo di filato che state utilizzando. Vi presento però anche un'altra fettuccia. Questa è una classica fettuccia in licra color azzurro. Vedete, a me piace tantissimo questo colore, che è la fettuccia con la quale ho realizzato il campioncino di tessuto per la scelta del punto. Qual è la differenza tra i due materiali? Allora, entrambe sono leggerissime. La differenza sta ovviamente al tatto, perché questa risulta sì leggera e sottile, ma è molto elastica, molto quasi un po' rugosa, mentre questa è proprio morbida, sembra di toccare un batuffolo di cotone. Entrambe si lavorano appunto con gli uncinetti che vi ho detto prima e se volete utilizzare una fettuccia in licra, perché magari l'avete già a casa, potete realizzare la pochette tranquillamente con la licra. Se invece volete provare qualcosa di nuovo, vi consiglio di provare questa fettuccia in cotone. Vi faccio quindi vedere il campioncino dal quale sono partita per realizzare la nostra pochette. Vedete che è un punto molto semplice, si tratta del punto eco nocciolina, che è adatto anche per principianti che vogliono approcciarsi per la prima volta alla fettuccia, in particolare a una pochette. Non è altro che un'alternanza di mezza maglia alta e punto bassissimo, ovviamente facendo attenzione nella parte laterale, perché è un lavoro che si fa a pannello. Solitamente il punto eco nocciolina si vede nelle borse in cordino e lavorato in circolo, raramente l'ho visto fatto a pannello, perciò ho deciso di provarci. Vedrete che l'esecuzione sarà molto semplice e di grande effetto. Prendiamo il nostro filo e iniziamo a lavorare il pannello della pochette. Per prima cosa dobbiamo fare il cappio. Come si fa il cappio del filo? Prendete il filo e lo fate passare intorno a due dita della vostra mano, in questo modo. Fate passare l'uncinetto nel mezzo e vi portate dietro il filo, vedete così. A questo punto non fate altro che togliere le dita e stringere. Questo è un cappio regolabile, infatti vedete che se io tiro si allunga e se stringo si accorcia, quindi si adatta alle vostre esigenze ed è lo stesso cappio che si utilizza quando si iniziano le borse con il cordino. Come comincia il pannello della nostra pochette?
dobbiamo fare 18 catenelle, quindi mettiamo il filo sull'uncinetto, lo facciamo passare attraverso la nostra asola e facciamo le catenelle. 1, 2, 17 e 18. Abbiamo fatto la prima riga delle nostre 18 catenelle. Cosa dobbiamo fare? Giriamo il lavoro. In questo modo dobbiamo avere praticamente le catenelle che vanno da destra verso sinistra e il filo ovviamente che ne viene dalla nostra sinistra. Come si comincia? Allora dobbiamo fare un'alternanza di punti bassissimi e mezze maglie alte, però non si comincia immediatamente dalla catenella subito dopo il nostro uncinetto, ma andiamo a saltare le prime due catenelle, quindi questa e questa, ed entriamo col nostro uncinetto nella terza. Quindi prendo l'uncinetto, entro nella terza, prendo il mio filo, lo porto fuori e chiudo direttamente perché devo fare una maglia bassissima. Vedete, in questo modo abbiamo praticamente fatto l'angolo. Il punto successivo è una mezza maglia alta, quindi devo mettere il filo sul mio uncinetto, entrare nella maglia successiva, così, vedete, prendo di nuovo il filo e lo porto fuori. Dovete quindi avere tre asole sul vostro uncinetto. Mettete di nuovo il filo a cavallo dell'uncinetto e chiudete insieme tutte le asole facendolo passare nel mezzo. Vedete, è veramente facilissimo. I punti successivi non sono altro che appunto un'alternanza tra la maglia bassissima e la mezza maglia alta. Quindi, avendo fatto ora la mezza maglia alta, nel prossimo punto devo fare la maglia bassissima. Quindi entro col mio uncinetto, porto fuori il filo e chiudo direttamente. Punto successivo avrò di nuovo la mezza maglia alta. Quindi vado ad entrare, ho tre asole, chiudo tutto insieme. E continuo così fino alla fine del mio giro per tutte le catenelle che ho fatto. A questo punto vado a fare l'ultima maglia bassissima nella prima catenella che avevo fatto a inizio giro. Ed ecco qui che abbiamo fatto la prima parte del nostro lavoro. Che cosa dobbiamo fare? Facciamo una catenella per iniziare il nuovo giro e volto il mio lavoro. Vedete che già si inizia a vedere la lavorazione fatta con le mezze maglie alte, praticamente questa specie di, vedete, di freccettina che va da sinistra verso destra. A me piace tantissimo. Voi cosa dite? Il prossimo giro non è altro che un ripetersi di quello che abbiamo appena fatto. Una volta fatta la catenella e girato, andiamo nella maglia successiva, quindi questa, e facciamo la nostra maglia bassissima. Nella maglia successiva facciamo di nuovo la mezza maglia alta. Cosa importantissima, fate attenzione a dove entrate con l'uncinetto perché potreste essere portate ad entrare qui. Ora tolgo un secondo il filo, ecco, vedete? Invece, quando dovete lavorare, dovete prendere solamente la parte superiore del lavoro, vedete queste due costine. Quindi si entra sempre così e non così da sotto. Mi raccomando. Quindi, per fare la nostra mezza maglia alta, entro nel punto successivo, mi porto fuori il filo e chiudo tutto. Adesso mi è scappato, ecco. Prossimo punto qui è di nuovo una maglia bassissima. Non dovete far altro quindi che alternare questa lavorazione maglia bassissima e mezza maglia alta fino a fine giro. Ho fatto l'ultima maglia bassissima alla fine del secondo giro e adesso non dovremo far altro che girare il lavoro. Questa volta però, invece che fare una sola catenella, ne facciamo due. Quindi una e due. Siamo al terzo giro. Giro il mio lavoro e a differenza del secondo giro dove eravamo partiti subito dalla catenella sottostante, questa volta questa maglia, vedete, io adesso ci sto mettendo il dito per farvela vedere, la saltiamo e facciamo la maglia bassissima nella catenella successiva. Quindi entro qui e faccio la mia maglia bassissima.
Perché faccio questo? Perché se io avessi fatto la maglia bassissima in questo punto, la lavorazione sarebbe venuta sfalsata. È per questo che ho fatto una catenella in più. A questo punto il giro prosegue normalmente fino alla fine e cambierà nel momento in cui dovremo girare il lavoro. Vi spiego quindi cosa succede. Abbiamo fatto il primo giro di catenelle. Abbiamo fatto una catenella per girare il lavoro e abbiamo fatto la nostra prima riga di lavorazione. Abbiamo fatto un'ulteriore catenella e abbiamo girato il lavoro. Fatta la lavorazione, abbiamo fatto due catenelle, abbiamo saltato la prima maglia sottostante e siamo entrati nella seconda partendo con la maglia bassissima. Per i giri successivi dovremo alternare questo fatto di avere una catenella o due catenelle all'inizio giro. Come vi posso aiutare nell'indicazione? Allora, vedete che qui c'è il cordino dell'inizio del nostro giro. Quando il cordino lo trovate in questa posizione a sinistra, vuol dire che dovete iniziare il giro con le due catenelle saltando la prima maglia sottostante. Quando invece nella lavorazione vi ritrovate qui con il cordino sulla destra, vuol dire che dovete iniziare il giro facendo una catenella e proseguendo normalmente. Quindi questo codino, che all'inizio può sembrare fastidioso, è molto utile perché vi indica quando è il momento di fare 1 o 2 catenelle per iniziare il giro. Quindi è molto importante, non tagliatelo assolutamente, sparirà poi a fine del lavoro all'interno del nostro pannello. Questi sono i passaggi per realizzare il pannello, vedete che è tutto molto semplice, l'unica accortezza è quella delle due catenelle o una catenella inizio giro, ma vi verrà in automatico. Alla fine dovete sempre contare questo fatto: se ho iniziato con una catenella, il giro successivo inizia con due, quindi se in questo giro ho iniziato con due, il prossimo inizio con una, ed è tutta un'alternanza di questo. E il punto è sempre lo stesso. Quindi alternate la maglia bassissima e la mezza maglia alta per tutto il giro. Vi indicherò poi, quando avremo raggiunto un bel numero di giri, quanto deve essere lungo il nostro pannello. Quindi continuiamo così e ci rivediamo tra un po' di giri. Eccoci qua! Dopo un po' di giri ho raggiunto una lunghezza di 37 cm. Vedete che qui il nostro cordino ha cambiato colore, siamo passati dal rosa al bianco. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che fare tutto il bordino intorno alla nostra pochette. Come vedete io non ho tagliato il filo perché per fare il bordo continuo esattamente da dove mi sono fermata al mio ultimo giro. Quindi che cosa faccio? Faccio una catenella, giro il lavoro su questo lato, vedete che abbiamo dei punti dove questi passeremo tranquillamente per creare la nostra maglia bassa che percorrerà lungo tutto il bordo della nostra pochette. Quindi che cosa faccio? Non vado a far altro che entrare in questa parte e fare una maglia bassa. Quindi che cosa faccio? Non vado a far altro che entrare in questi fori, però vedete che ci sono questi punti in mezzo tra un asolo e l'altra. Per evitare che il lavoro rimanga troppo tirato, fate una catenella e poi entrate nella maglia successiva. In questo modo, qui di nuovo faccio una catenella ed entro qui. In questo modo vedete il lavoro rimane un pochino più morbido. Se invece io andassi direttamente dentro la catenella, il lavoro rimarrebbe troppo teso e potrebbe essere poi un problema nel momento in cui devo andare a cucire i laterali della pochette. Quindi faccio sempre una catenella e poi entro nell'asola successiva. Vi faccio vedere come comportarvi una volta arrivati all'angolo. Vedete, qui è dove avevamo iniziato il nostro lavoro. Che cosa facciamo? Facciamo una catenella e andiamo ad entrare in questo punto. Vedete che praticamente la catenella va ad abbracciare proprio il nostro angolo e continua a lavorare passando in questi punti. Vedete? Quindi entro qui. E continuo così. Nell'altro angolo farò esattamente la stessa cosa. Arrivata alla fine del giro, qui dove avevo iniziato, farò una maglia bassissima
e possiamo tranquillamente andare a tagliare il filo per chiudere il pannello che ormai è terminato. Quindi prendo le forbici e taglio. Con questa parte di filo io solitamente faccio un cappio in questo modo per essere sicura che il mio lavoro non si vada a sfilare. Poi questo filo, con l'aiuto dell'ago tirafettuccia, lo andate a nascondere all'interno del corpo della pochette. Allora, possiamo poi quindi decidere se piegarla in questo modo, in questo. La scelta è vostra personale. A me ad esempio piace moltissimo così, perché mi ricorda quasi una caramella gommosa di quelle che si prendono quando si va al Luna Park, non so se avete presenti. Adesso non dobbiamo fare altro che fare i nostri laterali. Per calcolare quanto devono essere alti i nostri laterali, io solitamente faccio così. Piego già la pochette nella posizione che più o meno voglio che avrà alla fine e mi conto le maglie che ho su questo lato, partendo da questa qui nel nostro angolo. Quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sarebbe quella nell'angolo. Quindi che cosa faccio? Farò una catenella di 9 maglie basse. Quindi questa possiamo per un attimo metterla via. Vado a prendere la fettuccia che ho usato prima, la quale io ho già fatto un cappio, come quello che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il lavoro, e lo vado a mettere sull'uncinetto. Quindi faccio le mie 9 catenelle. Semplicissimo, quelle che abbiamo fatto ad avvio giro. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Più o meno l'altezza è quella giusta. Quindi che cosa faccio? Saltando questa prima maglia vado in quella successiva, quindi questa, e faccio una maglia bassa. E realizzo una maglia bassa in ciascuna delle catenelle che ho nella parte sottostante. Faccio l'ultima maglia bassa nella prima catenella che ho realizzato per il mio laterale ed ecco che ho già fatto praticamente un pezzetto. Posso scegliere se lasciarlo già così come altezza, perché magari non voglio che la pochette sia troppo alta, oppure fare una catenella e tornare indietro fino a questo punto. Io ho deciso di lasciarli così piccini i laterali per il semplice fatto che non voglio che abbia questo effetto troppo bombato, come invece ho fatto in un'altra pochette. Quindi non ci resta che fare esattamente un altro laterale di questo tipo. Vi consiglio, per evitare di dover fare tanti nodi, togliete il vostro uncinetto dal lavoro e tiratevi un bel po' di filo. Perché questo? Perché quando poi lo vado a tagliare e lo faccio passare all'interno del cappio finale dell'ultimo punto, questo filo mi servirà per cucire poi direttamente il mio laterale, quindi non avrò bisogno di fare ulteriormente un nodo. Questo cordino, che è quello dell'avvio, lo andate a nascondere all'interno della lavorazione, così non si vedrà, e con questo poi cuciremo. Una volta realizzati i nostri due laterali possiamo passare al montaggio. Vedete che io qui ho già nascosto all'interno delle maglie il cordino, quello che vi dicevo poco fa. Vi do un piccolissimo suggerimento che mi è stato dato dalla nonna. Quando arrivate più o meno ad aver nascosto abbastanza bene il vostro cordino, nella punta, per evitare che venga fuori o che salti, potete utilizzare una colla da tessuto. In questo caso va benissimo perché stiamo parlando di un mix di cotone. Se invece realizzate la stessa pochette in cordino, perché si può realizzare anche in cordino, potete utilizzare una puntina di colla a caldo. La macchinetta per la colla a caldo usatela con molta attenzione. Io ne ho una che ho comprato a una ventina di euro circa in un negozio di bricolage e spesso per fermare il cordino una puntina di colla la uso, però mi raccomando fate attenzione a non bruciarvi, può essere difficile da usare per le prime volte. Se avete dei mariti amanti del fai da te, sicuramente vostro marito avrà una pistola per la colla a caldo. Passiamo ai nostri laterali. Allora, ovviamente la parte stondata va a combaciare sotto. Quindi che cosa farò? Con l'aiuto dell'ago tirafettuccia,
che è quello che ho utilizzato per nascondere il cordino, vado a far passare la mia fettuccia all'interno dell'ago. Se non sapete cos'è un ago tirafettuccia e dove prenderlo, vi consiglio di guardare il mio video sugli strumenti indispensabili per creare le borse. Allora, vado più o meno a posizionare il mio laterale nella posizione che preferisco. Ecco così. Faccio passare nel mio caso il cordino qui. Questo per praticità, in modo da avere la fettuccia dallo stesso lato in cui devo andare a cucire e vado a passare all'interno proprio del mio angolo, così, e mi porto fuori la fettuccia. Non vado quindi a far altro che a passare all'interno, vedete in questo modo, del corpo della mia pochette e contemporaneamente all'interno del bordo del mio laterale e tiro. Adesso passerò prima dal bordo del laterale e poi in quello della borsa, così. Non dovete far altro quindi che cucire letteralmente il vostro laterale alla vostra pochette. Poi, una volta arrivati qui, andrete a nascondere in questa parte bianca il filo tra le maglie oppure qui nel vostro laterale. È semplicissimo, la cosa importante che però dovete fare è non saltare assolutamente nessuna delle maglie. Questo perché se le saltate rischiate che la pochetta ceda e vi rimanga il buco. Quindi mi raccomando, passate sempre da una parte e dall'altra del vostro lavoro senza saltare nessuna maglia. Sono arrivata all'angolo, che cosa faccio per essere sicura che il mio lavoro non si sfili? Ripasso ancora una volta negli stessi punti dove sono appena passata, così. Poi faccio passare l'ago all'interno del cappio, come per fare un nodino. Ecco, vedete, in questo modo sono sicura che il mio lavoro non scappa. E passo con l'ago qui in mezzo, esattamente nel posto dove sono appena passata, e mi porto in dentro la mia fettuccia, questo per evitare di doverla far passare a nascondere in questa parte. Poi cosa farò? Giro leggermente il mio lavoro e vado a bloccare il tutto facendo un nodino qui dietro, ecco, in questo modo. Passo ancora magari in una delle maglie che ho laterali, così da essere sicura che il mio lavoro non scapperà. E poi non mi resta che mettere appunto la puntina di colla e tagliare il filo. Vi faccio quindi vedere come sarebbe il lavoro una volta che abbiamo chiuso il nostro laterale. Ecco qui. Vedete? Rimane molto morbido e molto alto. Adesso ovviamente manca dall'altra parte, quindi la borsa non viene perfettamente strutturata. Vedete? Non si nota neanche la cucitura, questo perché siamo passati da una parte e dall'altra del nostro laterale. Vi faccio quindi vedere, una volta attaccato il secondo laterale, il risultato finale della nostra pochette. E una volta attaccati i due laterali, ecco che la nostra pochette è finita. A me piace tantissimo, la cosa bella è che essendo anche molto morbida e molto leggera non c'è bisogno di mettere bottoncini di chiusura, però se voi volete vi consiglio di mettere magari quei bottoncini a calamita in questo punto per essere sicure che non si apra. Non ho messo la catena perché l'ho concepita come una di quelle borsette che si portano così quando si cammina, molto leggera, molto soft, però se voi volete mettere la catena non dovete far altro che comprare quei moschettoni che Fatamorgana oltretutto vende, che potete semplicemente far passare all'interno qui di una delle maglie del vostro lavoro e agganciare la vostra pochette a una catenella. Vi faccio vedere il confronto tra questa pochette e la sua gemella fatta con la licra. Qual è la differenza tra le due? Allora, sicuramente la forma. Qui, avendo fatto un laterale molto lungo e molto stretto, la pochette rimane più alta e più snella. Qui invece io ho fatto un laterale un pochino più corto, mi sembra di 5 maglie basse, e più largo. Quindi vedete che ha questa forma un pochino a bauletto quasi. E per chiuderla ho usato un po' di fantasia, ho usato uno dei moschettoni che vi dicevo, quelli che potete utilizzare anche qui. E ho creato un nodino, ora lo smollo solo per farvelo vedere,
E già che ci sono, vi faccio vedere anche l'interno che ho foderato. Ecco, vedete, ho agganciato semplicemente questo, ho creato questo filo facendolo passare tra le maglie e dentro ho foderato. Ho foderato con una fodera in seta. Quindi se volete foderare anche voi, vi consiglio, vedete, di fermarvi con la fodera in questo punto o addirittura anche più in basso, quello va a gusto personale. Quindi se uno vuole chiudere la pochette non deve far altro che far passare, non deve far altro che far passare i fili qui in mezzo e fare un nodino. Vedete che qui c'è anche una delle targhette che Fata Morgana ha realizzato per me, perché oltre che vendere questi materiali meravigliosi, produce anche etichette personalizzate. Questa è una delle mie etichette lucide con incisione laser. Se vi piacciono, informatevi perché ne ha di tantissimi tipi e modelli e ovviamente può creare la vostra incisione personalizzata. Quindi, con la mia versione in cotone e la mia versione in licra, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Potremmo dare magari due nomi a queste pochette. Questa, visto che assomiglia tanto a una caramella, la chiamerei pochette candy. E questa, con questo bellissimo colore azzurro che mi ricorda il mare, la chiamerei pochette marine. Voi cosa ne dite? Vi ricordo che, come sempre, nell'info box qui sotto trovate tutti i miei contatti e i modi per contattarmi se avete domande, dubbi. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e magari un commento, così mi fate sapere che cosa ne pensate. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial.